scendiamo in quello di là, facciamo ancora la schiena a terra, facciamo tutte le trazioni per la schiena. Braccia fuori, la testa delle spalle, calma che ci sono i soffitti.
varie delle mani sono appoggiate. Gracias.
6, 4, 3, 2, 1, ok, chiudo, sollevo le braccia, prendo il pollice, prendo il pollice, spingo dietro, di nuovo, e allungo sulla linea della colonna. Schiena dritta, rilanciamo le mani con polsi sulle ginocchia, apro bene l'orecchio, parecchio, orecchio, orecchio, metto verso lo sterno, sollevo, scendo, sollevo, scendo, sollevo, scendo, sollevo, scendo, giro destra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gomiti giù. Rilassate la testa, lasciatevi andare completamente finché non sentite l'esterno coscia allungarsi. Mi fa danza. Non ricordo i giorni. Mi fa danza? No. Peccato. Allungo, sollevo il braccio sinistro, veramente appoggiando tutto, devi sentire l'allungamento dietro il fianco sinistro. Questi esercizi sono fondamentali per chi non ha niente, figuriamoci per chi ha un centimetro di struttura. Questo esercizio vuol dire la pressione per l'ordine di fondo tutti i giorni, sempre. Guai, questa è la prima cosa che bisogna fare la mattina quando ci si alza. Dal centro, possibilmente anche prima di andare, andiamo dall'altra parte. Torno al centro, con l'avvento dell'osteopatia poi. Italia, adesso insomma sollevo, giro indietro, ormai tante discipline olistiche vanno di pari passo, no? Con quel genere di conoscenze che sono diventate fondamentali. Avanti, vedete che anche più fitness va verso il functional, no? Vuol dire corpo libero, addominali, rinforzo il core, eccetera. Allungo, su, tiro, magari col gomito spingo all'interno del ginocchio in maniera tale da sentire bene l'allungamento. Apro, inspiro. Sulla coscia, ok, e
vedete la faccia avanti, a lungo. Il piede della torcia in questo modo, sollevo, guardo avanti e spingo dietro. Sarà bene il petto, spingo verso il basso. Uscita dalla parte, verso la volo, allungo. Allungo la bocca. Senti, stai strisciando con un gruppo. Cos'è che stai facendo? Tipo non ti gira. Con le ginocchia sotto al petto e basta. Niente. Sollevo mani sotto le spalle, punto e dietro. Talloni a terra. Sure.
visualizzate, cioè di dire qualcosa in testa, cercate il punto di massimo movimento e dritelo. Top. Metto le giunte le gambe, guardo avanti, sollevo piano. L'ultimo, per iniziare, perché poi possiamo fare, la scivo, prendo le giunte le gambe. Allora, 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, veloce, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, giro, 4, 3, 2, e stop. Ok, allora chi deve rimanere alla lezione successiva prende. Allora, prima donna, quindi facciamo un misto, ok? Due piedi e un trampolino e lo step davanti al trampolino. Ok, preparato?